Letteratura medievale in musica, dicevamo, è una lezione mia particolare, tutta mia, insomma, che sta a indicare soprattutto questo. Come abbiamo appena spiegato, c'è uno stretto legame fra la musica e la letteratura nell'età medievale, capite? Ora, questo legame ovviamente viene sempre un po' messo da parte. In generale, quando studiamo letteratura e poesia, lasciamo da parte questo accompagnamento musicale, che invece c'era ed era presente perché abbiamo appena spiegato che i trovatori si accompagnavano con strumenti musicali. Anche gli altri, trovieri, forse anche i poeti italiani. Persino Dante, come dire, si è fatto musicare le sue canzoni che erano accompagnate musicalmente. E questo lo sappiamo, ce lo dice lui stesso che incontra Casella, un musicista nel Purgatorio, e dice: "Ti ricordi quando hai accompagnato la mia canzone?" Quindi capite, sono cose storiche, cioè proprio non abbiamo tantissimi spartiti, però di alcune canzoni medievali abbiamo anche gli spartiti, per cui possiamo persino provare, io proverò adesso qualche strofetta, piccola strofetta. Proverò ad interpretare questi spartiti musicali medievali che ci sono pervenuti. Quindi capite, non sono cose astruse quelle che stiamo facendo noi oggi, ma sono cose ben fondate. Tanto per incominciare, abbiamo proprio dei testi di trovatori. Ecco, questo per esempio è un trovatore, un certo Gautier de Coigné, trovatore del XIII secolo. Proviamo ad ascoltare un brevissimo brano, diciamo il ritornello, no? Da una sua canzone che più o meno faceva così. Ma vie le vent bien son della belle qui sotto bianco. Ecco qui, come vedete, testo effettivamente di un trovatore, poi certe poesie anche dei trovatori sono state poi anche utilizzate in campo religioso in un certo senso, quindi l'amore per la donna amata, eccetera, poi è stato rivolto magari, come in questa canzone, anche a Maria. È il caso poi delle laude. Ecco, noi studieremo adesso, nella prossima lezione, parleremo della poesia religiosa. Le laude, quindi la poesia religiosa. Anche queste laude hanno un'origine popolare ed erano accompagnate da strumenti musicali. Combinazione, c'è pervenuto una specie di spartito che si chiama il Laudario di Cortona. Quindi, in questa cittadina bellissima, tra l'altro, da visitare dell'Umbria, insomma, comunque ai confini tra Umbria e Toscana, è stato trovato un libro dove non c'era solamente il testo di queste laude, ma c'era anche la musica, per cui noi possiamo, come dire, interpretare questo testo musicale medievale che più o meno faceva così. Altissima luce col grande splendore, in voi dolce amore ha già consolanza. Poi, proseguendo nel nostro percorso musicale un po' originale, dobbiamo dire che Angelo Branduardi ha messo in musica un testo che è praticamente il Laudes Creaturarum. Se voi andate alla pagina A63 del vostro libro, potete seguire, nel senso potete trovare il testo originario di San Francesco. E questa è una poesia di San Francesco, è la prima poesia della storia della letteratura italiana, quindi è fondamentale, no? Ebbene, questa poesia è stata anche messa in musica da Angelo Branduardi ed è stato fedele, il più possibile fedele al testo originario. Come vedremo poi, ci sono stati altri, come Claudio Baglioni, che hanno ripreso questo testo del Cantico delle Creature, ma l'hanno un pochettino stravolto, ecco. Invece Angelo Branduardi è stato abbastanza fedele, no?
musica di Rizzo Ortolani, colonna sonora di un film che era un film su San Francesco, Fratello Sole e Sorella Luna. Più o meno faceva così. Dolce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, son parte di un'immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore, ci ha dato i cieli e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco e il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. Dono di lui, del suo immenso amore. Dono di lui, del suo immenso amore. Attenzione, oltre alla lirica religiosa, trovadorica, provenzale, d'amore, eccetera, nel Medioevo c'è anche la lirica comico-realistica. Dimmi. Come? Ah, non lo so, non ho stimoli, non ho gli stimoli adeguati, non ho il tempo, eccetera. Allora, cosa stavo dicendo? Ah sì, parliamo della poesia comico-realistica. Voi dovete sapere che i medievali non erano affatto musoni, chiusi, oscurantisti, come continuano a volervi far pensare, ma erano anche persone molto, molto, come dire, bizzarre, certe volte anche spiritose. E questo è testimoniato dalla poesia comico-realistica, e poi vedremo dalle novelle di Boccaccio. Cecco Angiolieri era uno che scriveva delle poesie un po' prendendo in giro tutti. E Fabrizio De André ha musicato questo sonetto di Cecco Angiolieri. In un certo senso questo sonetto, poi parecchio cliccato insomma sul web, questa canzone eccetera, è diventato quasi una sorta di manifesto della contestazione, perché è una poesia di contestazione nel periodo in pieno Medioevo, diciamo così, no? Contestazione nei confronti dei poteri, sicuramente, ma anche nei confronti
della famiglia dei genitori. Ecco quindi perché è stata un po', come dire, adottata dai giovani anche negli anni insomma del 68 come una sorta quasi di inno. Più o meno la canzone fa così. Allora, mi metto qua così. Se mi metto qua così, per esempio, voi il testo lo seguite. Riuscite a vedere benissimo, vero? Così va bene? Meglio di prima, senz'altro. Se fossi fuoco arderei il mondo, se fossi vento lo tempesterei, se fossi acqua io l'annegherei, se fossi Dio manderei nel profondo. Se fossi papa sarei allor Giocondo, tutti i cristiani imbrigarei, se fossi imperador sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, se fossi morte anderei da mio padre, se fossi vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fossi cieco come sono e fui, torre le donne giovani e leggiadre, e vecchie ladre sarei altrui. Se fossi fuoco arderei il mondo, se fossi vento lo tempesterei, se fossi acqua io l'annegherei, se fossi Dio manderei nel profondo. Bene. Qua.